vero e proprio fenomeno. È stata candidata anche più volte al premio Nobel. Ha dimostrato anche molti dei teoremi di geometria rimasti ancora oscuri. È un fenomeno ed è la professoressa Bortolaus. Andiamo. Che faccio, lo sciolgo? Passiamo al prossimo filmato, che è meglio. Oh, telefonino. Guardate, pronto? Chi è? Ermu? Che sta fatta a magna? Che te sta a magna? I giusti? Bustica la peperonella? Ma mi potevi invitare? Vabbè, a Germania, gnafa, gnafa. Gnafa, manca la Slovacchia. Sì, te devo lasciare che sono trasmissione. Anzi, guardami, registrami. Sì, se vediamo più tardi. Ciao, Ermu, ciao. Scusate, eh. Prossimo filmato. Seguolo, va, regina, seguolo. È su Veloci Spiritus. Siamo questo esemplare raro per lo studio, gli assomiglia pure. Regina, che mi fa primo piano sull'esemplare? Zoomamelo un pochetto, eh. Zoomamelo. Mo sta acchiappando, seguolo. Quindi ti saluta, ciao. Perfetto, puoi andare, caro. Guarda questo labbruccio, rizzumano per favore. Sì, labbruccio, come la mortadella. Guardala. Ha preso? A posto, regì? C'ha pure un po' i capelli con quella sfumatura un po' chiara. Salutiamo Vito. Vito? Non te la piammare, eh? Senti, ci abbiamo i veloci Vitus. Alla tua ricerca ci abbiamo dei bracconieri, Daniele Bersino e Francesco Biondi. Facciamo vedere il filmato. Via col filmato, regia. Gianfranco, grazie per il collegamento. Ora, attraverso degli appostamenti, io e il mio collega cercheremo di catturare, se ci riusciamo, il Velocivitus. Lascio a te dire che esemplare è, insomma. Terribile, terribile. Il nostro armamento è una bomba a mano, il mitismo con palme, un Remington, fucile a pompa, una beretta, M92F. La preda è vicina alla presa. Tutta colpa tua! Lo devi prendere te! Teglielo! Sei tu che non è mio! La bomba a mano sotto la ruota! Ammazzo! Cosa abbiamo fatto? Guarda che padella che ci avevamo qua! Non la faccio più, non la faccio! Sono due ore che stiamo a provare! Vito, sei troppo forte con quel motorino. Ma chi te dà lezioni? Valentino Rossi? Parti con quel motorino e te fermi più. Non devo morire però. Guarda il labbruccio. Adesso passiamo col prossimo firmato. Chi ci abbiamo? Monica Filippi? Matematica e fisica. Adesso quarto e quinto, una botta. Vai col
firmato? Non c'è sta il firmato? E perché non c'è sta il firmato? Io sono sempre l'ultima a sapere cose qua dentro. Stava male? Un in bocca al lupo a Filippi. Ciao Filippi! Passiamo col prossimo filmato allora, continuiamo con la nostra scaletta. Chi ci abbiamo? Pino? Ma chi? Pino Pino? Ah. Allora, con Pino c'è un discorso molto particolare. Non ha voluto far filmato che abbiamo detto noi. Ha voluto fare una sceneggiatura tutta particolare, tutta sua. E ci hanno rimesso quattro persone di noi. Quattro, dico quattro. Uno, due, una tre e una quattro. Tra cui, Brandi Marte, Poduti Casacchia, per finire con Valentina Cameli. Vi dico tutto. Lui che ha fatto? Ha voluto fare una lezione. Ha voluto riprendere una lezione. Con un'interrogazione, dico interrogazione, ragazzi. Ciò siete, aspettate un attimo, non la faccio più. Mi si sta seccando con la bocca. Scusate, qua Claudia, pure un po' di sbonzo va bene, eh? Insomma, stavo dicendo, ha continuato con la sua lezione imperterrito e ci ha ripreso il nostro amico Gigi. Gigi, ciao Gigi! Allora adesso ragazzi, mandiamo il filmato. Ecco il quinto liceo alle prese con Pino Buongiorno. E conoscenze intelligibili. E io gli ho ribattuto che in realtà già la distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile rappresenta una novità, perché prima di Kant non tutti, anzi quasi nessuno, aveva distinto tra le due forme di conoscenza, perché alcuni, e ho chiesto a lei chi precisamente, alcuni avevano considerato la conoscenza sensibile come una forma confusa, come una forma sbiadita della conoscenza intelligibile. Siamo giunti alla chiusura del programma. Vi è piaciuto? E soprattutto, dico soprattutto, vi sono piaciuti i professori? Perché questi vi accompagneranno per 5 anni, dico 5, 1, 2, 3, e una 4 e una 5. Un saluto particolare a Madre Augusta, direttrice dello zoo. Adesso chiuderei la trasmissione con un messaggio da parte del quinto. Via col messaggio. Corri!